Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizieinunclick. Ormai non lo posso più dire che lei è peggio di me, perché come avevo detto la settimana scorsa ho finito i parenti e quindi non so più a chi chiederlo e ahimè il sondaggio lo lascio a voi. Ciao. Va bene, dai, lo ammetto, sono peggio di te. Perfetto, e anche questa l'abbiamo portata a casa come risultato. Oh mio Dio. Allora, senti, la notizia da cui partire oggi, il nostro lunedì è quello delle chiacchierate, così un po', ci perdonino se magari diciamo un po' stupidaggini, no? Ma noi è la chiacchierata così del lunedì mattina, tra donne, giusto? Perfetto, sì. E giustamente, come dico, possono cliccare se vogliono, se non vogliono, oltre a perdonarci, magari possono anche commentare, possiamo anche fare... E in base a quello che pensano della nostra chiacchierata si può eventualmente poi interagire in maniera diretta, quindi io vedo sempre il lato positivo. Certo, no, potremmo mettere una parola chiave, hashtag stupidaggini. Brava, sì, hashtag stupidaggini, te la rubo e trattino lei è peggio di me. Tra parentesi, Maria Stella Donà. Sì. Avevi aggiunto anche un sottotitolo, no? Essere non apparire, no? Certo, giusto, giustissimo, è abbastanza vero. Allora, senti, non si finisce di polemizzare sul DDL Zan, no? Però quello che si è capito, così che sta cominciando a trasparire, è che c'è un pathos, una passione su questo DDL Zan che effettivamente stupisce, perché tutti a parole si dicono contrari all'omofobia, no? E per cui uno dice, beh, e allora perché contrastare questa legge, no? Ecco, in realtà quello che emerge non è tanto... questa paura del reato d'opinione di cui si è detto, perché nella legge DDL Zan si lascia al giudice la discrezionalità di decidere se uno dicendo io sono contrario a genitore 1, genitore 2 è un reato o meno, e effettivamente insomma è una cosa abbastanza pesantina non poter nemmeno più parlare, no? È una cosa abbastanza, ha un retaggio un po' fascista, però il vero nodo del DDL che sta emergendo, il DDL Zan, è quello dell'educazione nelle scuole. E questa legge introduce una campagna massiccia, tutto sommato, una giornata dedicata all'omofobia, ma anche insomma i libri nelle scuole, una giornata dedicata all'educazione nelle scuole, anche nelle scuole dell'infanzia. Uno può essere d'accordo o non può essere d'accordo. In linea di massima uno può anche essere d'accordo che si introduca questo concetto in tutte le scuole, però soprattutto nella fase dell'età dell'asilo, nella fase della formazione della personalità, eccetera, molti si chiedono, molti pedagoghi anche si chiedono se così introdurre questi argomenti si rischia di orientare i bambini invece di lasciarli liberi, no? E di decidere, di formarsi liberamente. E questo è il nodo, secondo me, indipendentemente dal fatto che uno sia contrario o meno all'omofobia, no? Io ti dico, sono passati tantissimi anni, ma se ci fosse stata la Montessori li avrebbe bacchettati tutti. Non dimentichiamo della scuola Montessori, del metodo Montessori, no? Io, a prescindere, montessoriana tutta la vita, la difendo un pochino, vuoi per essere anche un pochino ex insegnante e quant'altro, perché si perde di vista, e sono d'accordo su quello che hai detto, su quella che è la metodologia dell'insegnamento e dell'educazione. Ricordo praticamente qual è fondamentalmente il suo metodo, quello che il bambino è il nostro maestro. E ricadiamo sempre poi sui discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti, chiamiamole, mi permetto di dire, puntate, ossia quello che si rischia di cadere, questo è un tema molto delicato perché si toccano i bambini, diciamo così, oltre che nella polemica che potrebbe essere di cui, ma a trattare un tema delicato che è il bambino stesso. Quando si fa l'insegnante bisogna, secondo me, capire perché si fa l'insegnante, come spiegava per l'appunto la Montessori, lei ha fatto anni di studi e ha capito effettivamente che il metodo vincente contro tutto e contro tutti era quello di lasciare
fare il bambino. Certo, io ti dico, ti faccio un esempio molto pratico. Mio figlio aveva 2 anni e aveva un paio di forbici, o forbici, come si dice per dire maschile e femminile, con una punta lunga così. Che cosa vuol dire? Di solito, ah no, guarda che ti fai male, ah no, questo vorrebbe dire sono io che trasmetto a lui le sue paure, quindi mi ricollego a quello che tu hai praticamente detto e mi piacerebbe esprimerlo con un esempio. In realtà io dicevo a mio figlio, sappi che questo è uno strumento dove ti puoi far male, ma tanto a 2 anni e non capisce. Non è così, perché io ho imparato che se ragioni con il cervello degli altri hai sempre torto a prescindere. Quindi, e siamo sempre lì, come si può, cioè, cosa avrebbe detto la Montessori al di là della Montessori, ma è una cosa che secondo me bisogna fare molta, molta, molta attenzione. Sì, infatti, perché poi qui si innesta anche un altro meccanismo, e cioè la famiglia è un concetto tradizionale da difendere, la famiglia intesa come la intendiamo noi adesso, come la viviamo noi adesso, è un concetto tradizionale da difendere, è naturale oppure è artificiale? E si può anche modificare, no? E allora, partendo da questo presupposto, forse in qualche modo la legge di DL Zan pone anche un interrogativo per gli educatori, però non certo in una prima fase in cui i bambini forse, ecco, non dovrebbero essere influenzati da una famiglia tradizionale, ma nemmeno da una famiglia non tradizionale, tra virgolette, no? Io penso ad una cosa, al di là della tradizionalità o non tradizionalità, l'altra volta abbiamo parlato anche di incontri di anime che stanno insieme, eccetera, eccetera, no? Quindi uno dice padre, madre e figli perché ci hanno insegnato così, perfetto. Ma io dico quanti padre e madre o per scelta o per purtroppo perché non possono che non hanno figli ed è comunque identificata come una famiglia. Quindi secondo me poco importa se c'è padre e madre, si capisce che dal punto di vista educativo la madre ha determinati insegnamenti e il padre ne ha determinati altri, ma proprio per un discorso di natura. Ma non dimentichiamo che poi dalla fase familiare, che da 0 a 3 anni è importantissimo, poi che succede che da 3 anni in poi chiaramente ci sono gli asili, le strutture, e quindi i bambini vanno poi educati secondo quello che è, diciamo così, l'istruzione. Per cui io dico anche questo. La società ti impone, io sono praticamente partorisco e quindi il bambino poi devo andare a lavorare, quindi il bambino lo do alla nonna, lo do alla babysitter e quello è. Quindi a prescindere non ha una base perché viene, tra virgolette, per necessità, per carità, sballottato, quindi non conosce un filo logico, no? Io li chiamo oggigiorno i figli della PlayStation, cioè nel senso che devo pulire casa, oppure mi rompo le balle, oppure quello che ti metto davanti alla televisione e quindi si perdono di vista quelli che poi sono gli insegnamenti e quant'altro. Quindi personalmente io ho voluto educare mio figlio secondo il metodo della Montessori ed è praticamente oggi ha 31 anni e magari sbaglia più degli altri perché io però tutti indistintamente mi riconoscono che a monte c'è stata una base di educazione e quindi cosa stiamo lì a dire la famiglia uomo, donna, donna, tanto. E perché? Perché dobbiamo fare polemica, perché dobbiamo fare politica, perché dobbiamo dire quello che dobbiamo dire. Però se andiamo a vedere, i bambini purtroppo non hanno un filo logico. Questo è quello che io penso. Sì, sono d'accordo e appunto per questo, proprio perché forse non c'è base, sono più vergini ed è più facile in qualche modo entrare, no? In una scuola in cui magari ci sono degli insegnanti che sono orientati verso, magari può anche capitare un insegnante particolarmente tradizionale che instilla invece, la logica della famiglia tradizionale, magari crea un omofobo, perché può anche capitare, perché ci sono un sacco di messaggi subliminali, non occorre
che uno lo dica apertamente, no? E così viceversa. Nel mondo ci sono tribù, basta leggere tutti gli antropologi del mondo, ci sono veramente un sacco di svariate forme di società che l'uomo è riuscito a produrre, quindi in effetti non è detto che appunto la struttura societaria, sociale che c'è in Europa sia quella più giusta. Rimane sempre il problema di capire chi sono gli educatori e dove sta andando la scuola, perché appunto tu hai educato tuo figlio così, ma il metodo Montessori è molto diffuso anche negli Stati Uniti, però in Italia non è tanto diffuso, no? Quindi si tratta di capire come verrà impostata questa cosa. Io non lo dico per dire che sono perplessa, io sono apertissima a tutte le forme di società. Vorrei essere tranquilla sul fatto che un bambino possa essere libero di scegliere. Non vorrei mai che magari a 20 anni dice: ma a me mi hanno insegnato che potevo anche essere attratto da un uomo, ma a me in realtà non mi interessava essere attratto da un uomo, io preferivo essere attratto da una donna, però sono finito con un uomo. Cioè, non lo so, non vorrei che si creasse questa confusione, capito? E viceversa, eh? Molto spesso si cade anche in questo, non lo chiamerei errore, questa considerazione. Ossia, visto che purtroppo gli insegnanti sono pagati poco e la maggior parte di essi, io mi ricordo che quando andavo a parlare con gli insegnanti, mio figlio una volta è venuto con la testa spaccata e mi ha detto se io volevo sporgere denuncia. Ho detto ovviamente no, perché stavo dicendo tu cosa diavolo ci stai a fare, no? Ma a parte questo, però la prima cosa che ti dicevano sempre, problemi in casa, no? E quindi giustamente vuoi perché sono pagati poco, vuoi che non applicano, vuoi che non hanno questa passione e quant'altro. Quindi praticamente che cosa succede? Non c'è purtroppo il connubio fra chiaramente l'insegnante e il genitore, perché poi il genitore ti minaccia se tu gli dai 5, no? Adesso funziona anche così. Chiamiamola, sì, sì, sì. Chiamiamola seppur in maniera brutale, ma anche... Si chiamano genitori elicottero, mi pare. Esatto, pertanto io credo e spero e vorrei, ma per il bene dei bambini, che ci sia il governo che pensi a inserire non 25 insegnanti, quello di supporto, questa di qua, quella ben venga, tutto rispettabile, ma chiaramente, io ho detto, montessoriana tutta la vita, e mio figlio andava in una scuola privata dove praticamente c'era un insegnante per 28 allievi, quindi giustamente ce la si può fare, ecco. Sì, perché poi la Montessori diceva che doveva esserci anche uno scambio tra classi, no? Quindi tra fasce d'età, perché il più piccolino poteva prendere spunto da quello che diceva il più grande, e il più grande prendere comunque qualcosa dal più piccolo che magari si era perso in quella fascia d'età. Quindi libertà assoluta, no, Montessori? Esatto, dice. Perché si parla di esperienza, quindi secondo me, dal mio punto di vista, bisognerebbe forse rispolverare un po' questo metodo, ma io non faccio testo perché sono di parte. Vabbè, come insomma tantissime altre scuole negli Stati Uniti. Certo. Bene, chiacchierata. Abbiamo detto le nostre stupidaggini anche oggi. Esattamente, ora bisogna capire chi è peggio una dell'altra, sempre come dico. La prossima settimana parleremo di, non lo diciamo. Non lo diciamo, dai. Donna comunque, parleremo di un'altra donna. Esatto, e posso dire, anche perché non lo sappiamo. Ci pensiamo, dai. Va bene, grazie Maria Stella. Ciao Loredana, è sempre un piacere. Sentiamo. Ciao a tutti. Ciao, e anche da parte di Loredana, alla prossima.